Welcome, Ucha. Welcome, Dance. Piano. Rina. Che anticipo. Voglio vedere qua che anticipo vi faccio. Quanta miglia sono più che sufficienti in questa strada. Ah, parlando di paesaggi, ragazzi, io dovevo finirvi di dire quello che hanno introdotto di Lido. Praticamente in punti specifici della mappa, in ogni città, ci sarà una nuova icona che rappresenta una cinepresa, proprio di quelle vecchie, che praticamente quella cinepresa, una volta posizionato lì, su quel simbolo, ovviamente dovete fermarvi e spegnere spegnere il motore del camion e premere invio. Una volta premuto invio, partirà una sequenza di pochi secondi, un filmatino, dove vi faranno vedere in quella città e nei pressi della città scorci altrimenti non visibili, nel senso che quando si guida è difficile vedere proprio tutto, quindi Canapo, siamo a Canapo, e quindi ragazzi si perde il fascino un po' di tutto il lavoro, ecco, che hanno svolto soprattutto per quanto riguarda il paesaggio, ecco, di American Truck Simulator. E hanno fatto una cosa solamente per il momento, solamente nell'Idol, in tutte, quasi tutte le città. Se questa cosa ha un enorme successo, ma lo avrà sicuramente, lo faranno anche in tutta la mappa. Non so se lo faranno, io spero di sì, ma ovviamente non lo so. Se lo faranno in tutta la mappa del gioco. Sui nuovi DLC sarà facile inserire, il problema sarà inserire nei vecchi, perché lì praticamente hanno fatto un filmato in gioco, in game, proprio. Ma che fa quel cazzo di camion? Ma come odio quando fanno così. Sei andato a destra, sei passato, che cazzo di fermi? Ormai sei passato, piglia, fermi, vai, continui. No, si bloccano. Niente, praticamente questo è quanto. Lo vedremo ovviamente nella live sabato prossimo. Alle 4:10. E tutto va bene. Siamo in giù in Arizona. Ah, ok, stiamo facendo il giro. Dall'altra parte, ok. Abbiamo fatto così.
poi facciamo così. Che fa? Lei aveva la precedenza, si è fermato. È vero che in America in alcuni, non tutti, ma in alcuni stati e in alcuni incroci ci sono, c'è praticamente un cartello: chi prima arriva prima va. Questo meglio alloggio, diciamo così. Anche se ci sono gli stop eccetera, chi prima si infila quello deve andare, va prima. Siamo di nuovo negli Utah. Wow. Ho fatto il giro della morte. Ah, adesso c'è il cartello a 40, grazie. Ragazzi, un attimo solo, vado a rinfrescarmi un attimino perché non ce la faccio più.
Eccoci qua. Telke Village, San Benedetto, My Secret. È buono perché disse tante, agrumi, vabbè, arancia, limone e carote. Dai. No, dove vai? E basta. Questa, ma la prossima. No, neanche questo. Qua che devo andare. Girare di là, ma è ingannata sta cosa, il navigatore mi ha ingannato. E ora inizia il camion a fare zig zag. E lo so, sei un cretino, che cosa ci vuoi fare? Andiamo. Vediamo se non riusciamo a rinculare. Di sicuro, perché ce l'abbiamo nello spazio. Parti di inculata. E buonanotte a secchio. Ah, ragazzi, fatemi sapere in chat se preferite vedere anche qualche altra live su cosa. Track e logistic. Così almeno ci facciamo quattro risate, sapete? Come l'altra volta. Tutto con l'intelligenza artificiale proprio, eh. Mamma mia. Una cosa bellissima. Anzi, che laggata.
bomba che scoppia di bomba. Ah, fatta di me. Dobbiamo arrivare alle 5. Ok, alle 5:52. Va bene. Ah, ragazzi, devo portarvi anche oggi. Non ho fatto, non ho messo nessun video perché, ragazzi, ieri si è fatto tardi per fare l'editing del video di Farming Simulator. Io volevo portarvelo oggi, ma non è stato possibile. Domani alle 10 di mattina uscirà il video di farming. Ah, devo frenare perché qua sicuramente ci saranno i lavori in corso. Ah, proprio, eh? Vabbè, sono in debito con voi con la live, anzi le live di dell'altra volta di American Truck, quella di giovedì di Minecraft e quella lì di poi vabbè questo poi. Un debito con voi con 3 live. Anzi no, 2, perché questo lo stiamo facendo adesso. Vai a tavoletta, no, a tavoletta no, perché non è cosa. Non è cosa, brigadiere, non è cosa. Ma che cacchio c'è da frenare, prendiamo la curva bomba. Buoni, tutti e tre. Oh cazzo. Sto guardando la chat.
E vamos. 140 miglia. Oddio! Perso il controllo. Porca vacca, ragazzi, me ne stavo andando. Che a un certo punto il mouse ha smesso di... di schizzare. Ci fa arrivare dove dobbiamo arrivare, sano e salvo. Forza mouse, siamo tutti con te. Mouse e house, e just stand house. Quella... ecco, da bravo, fatti di là, grazie.
È una via dritta, sì. Ragazzi, io vorrei aprire almeno una volta, almeno no, una volta ogni tanto, ogni, non so, ogni 15 giorni, ogni 2 settimane, per esempio, invece di fare una live commentata, ne facciamo una sola. Senza commentari, come stavo facendo sul mio secondo canale. In pratica. E non lo so. Con un viaggio lungo e basta. Ah, ragazzi, perdonate, ma io il prossimo viaggio lo faccio con la tastiera solamente perché mouse non mi dà problemi, è proprio lui che ormai è vecchio. Figuratevi che i click, cioè come si chiama, la membrana che c'è sotto il tasto quando cliccate col tasto sinistro si è consumata e mi dà problemi anche. Troppi click, ho cliccato troppi click. Questo mi dà problemi anche nei video editing quando devo andare a prendere i vari loop dei video. Che a volte non li prende, devo tenere troppo schiacciato sopra, insomma. È un casino. Cazzo di quanto mi devo allargare io per far sta cosa, scusate, cioè praticamente devo andare dall'altra parte, no? È vero che la strada è larga, però guarda che bella macchinina questa destra. Bella sta macchina. Questa è la Comet. Scusa. Faccio al primo posto, come giusto sia. Ho sbagliato io, ragazzi. Wolbert. In teoria qua non dovrebbe venire nessuno, quindi dell'intelligenza artificiale. Buonasera a tutti e benvenuti in mio grande Madonna mia, che accampamento. spavento!
Grazie per l'iscrizione. Vieni in chat per cortesia, perché ragazzi ho tremato, devo abbassare sta cosa, devo cambiare. Madonna mia, ho saltato, porca puttana. Grazie per l'iscrizione. E vieni in chat, così ti ringrazio. Scusami, non posso vedere chi si è iscritto perché non ho il doppio monitor, quindi mi è difficilino. Ciao Salvo, buongiorno, grazie per l'iscrizione. Grazie. Ciao Salvo, anche per te, ogni volta, quando farò il prossimo video su YouTube, sarà un... siccome non ho, posso appunto vedere chi si è iscritto perché non ho il secondo monitor, metto un banner con tutti gli iscritti dell'ultima chat. Questo è ATS, questo è American Truck Simulator, non è Eurotruck. Comunque il lunedì farò Eurotruck Simulator 2, se ti interessa, Come stavo dicendo, il fatto dei ban, metterò i ban con i nomi che si è iscritto all'ultima live. È un mio piccolo ringraziamento per voi. Ok. Dai. Cazzo. Chiudi sto cacchio di rumore. Grande sì. Se ti interessa, io c'ho il canale YouTube Magico84. Sotto nella descrizione del canale, dove tu guardi la live, c'è il link, il riquadro YouTube. Ti vai a iscrivere anche lì se ti interessa American Truck, perché io adoro tutte e due come giochi. Però per ambientazioni, per i camion, adoro American Truck Simulator. Quindi troverai più video di American Truck che di Euro Truck. Questo è sicuro al 100%. Ah, se ti interessa, il 16 uscirà Ido. Ovviamente farò il sabato prossimo, farò la live dell'Ido. E in contemporanea sul canale troverai già qualche video prima della live. I video appunto dell'Ido prima della live, cioè praticamente il 16 è martedì, sì, quindi già da martedì troverai sul canale, da martedì fino a sabato tutto, troverai già alcuni video dell'Ido. Mamma mia, ok. Allora, devo fare qualcosa per quanto riguarda... No, non devo andare qui. Buonasera. Oh, buonasera, caro. Io devo fare qualcosa per questo cazzo di... Benvenuti nel mio grande accampanello. Perché sono saltato appena... Io già soffro di ipertensione, già soffro di cosa, la pressione alta, cosa. Con questo caldo poi non te lo dico. Hai preso paura, Porca puttana, il mio cuore è andato bu 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 bu. Ci creda. Allora. Lo vedi in chat? Un italiano, Salvo, l'ultimo iscritto. Buonasera a tutti e benvenuti in mio grande accampamento. Ciao, grande, altra iscrizione. Questo secondo me è Salvo che si è andato a iscrivere al canale YouTube. Grande Salvo. Perché praticamente c'ho tutte e due le cose, cioè tutte le iscrizioni c'ho solamente quella canzone, la devo modificare e... porca puttana, c'ho l'acqua che scende dappertutto, ragazzi, non è bello lo spettacolo, quindi scusatemi, levo un po' la cam e mi asciugo un attimino perché non è un bel spettacolo. Allora,
webcam qua. Ok, ci sono sempre, ci sono sempre. La sento. Ad un attimo monto il volante e arrivo. Oh, Sant'Antonio, Madonna dell'Incoronita. Madonna dell'Incoronita. Ci sei? C'è sempre il signor Antani? Mi sa che non c'è più. Vediamo se c'è sempre il signor Antani. Perché io veramente non lo sento più. Cioè, ma forse si è mutato? Penso di sì. Wow. Se ci sei, Salvo, io dico comunque che il mio canale è stato proprio creato, l'ho trasformato proprio sì, in simulazione American Truck ed Euro Truck, basta, stop. Poi di contorno ho fatto altre serie della PlayStation 1 eccetera, ma quelle più per staccare delle serie, per staccare con le serie sempre Euro Truck e American Truck, quindi per staccare un po' ho fatto anche altre serie, quindi se ti interessano ci sono anche quelle. Allora, io vado di tastiera adesso perché il mouse non mi funziona molto bene, quindi devo proprio praticamente questo qui, il mouse, il tasto sinistro fa un casino enorme, perché praticamente talmente che ho usato il mouse, il tasto sinistro, signor Antani, che la membrana sotto del tasto sinistro si è proprio frantumata e quindi ho difficoltà a cliccare. Devo proprio oh, porca sole. Allora, Ogden, Seda City, Moab. Allora, io resto un po' in chiuda, così faccio un po' le cose. Però qua, Georgetown. Eccomi ragazzi, scusate. Ma prego, ma si figuri. Per montare il volante ci vuole un po' di... Calma, è sangue, è freddo? No, più che calma, c'è 485 milioni di fili. Va bene. Senti, io molto probabilmente lo prendo a rate dall'Euronix 2,99 con tutto il cambio ad H. Che penso che sia a buon prezzo. Però là a rate lo prendo, perché loro fanno anche c'è un minimo che puoi pagare a mese, 10 euro mi sembra. Sì. E... oh, che devo fare? Carità, va bene. Allora, diciamo che il volante è un lusso, su questo non ci piove. Però se in questi giochi è meglio avere un volante. Anzi. Ah, ho scoperto un'altra una cosa sul pad. Non mi prende alcuni comandi in gioco, sia su Euro Truck che American Truck, perché quando vado a sterzare non me lo prende. Probabilmente perché pure configurando non può diciamo reggere più di due comandi, cioè non puoi sterzare e girarti contemporaneamente. Capito? Ma io l'accelerazione e il freno ho messo su un sul grilletto lo devo mettere. Sul pad vanno messi su grilletti. Cazzo. No, perché avevo fatto la prova a metterlo sulle due levette. Una levetta sterza e una levetta accelera e frena. Invece no. Sull'analogici, come era una volta. Però non ti conviene più. Conviene più grilletti. Ora. E non me lo prendevo. Ho detto, ma che cazzo è successo? Eppure è buono.
cioè va bene sugli altri giochi, perché l'ho provato anche, ho provato anche su Formula 1, però l'ho disinstallato perché 40 e passa giga là non può essere. Già ne ho poco di spazio. Lo so. Devi prendere un SSD. Sì, vabbè, io questo, io sto provando, sto cercando un po' di un SanDisk da 500, sì, da 500. E costa poco, una sessantina d'euro, questo. E con questo hard disk che ho qua ci faccio un, come dire, un, come dati, ecco, come scodati, oltre a quello là da un tera che ho esterno. E poi anche quello sta partendo, perché non lo so, quello ovviamente no, io siccome io mi voglio male, mi provo in Vietnam. Bene. Ah, ho visto la live ieri. Lasciamo bene. Alla fine basta. Va bene così. Mi ha preso il nervoso e va bene. Ho chiuso perché. No, purtroppo guidare con pochi aiuti e guidare senza aiuti. Il salto per me è stato enorme, è stato grosso. Per quell'altri no, però io ho bisogno di allenarmi, altrimenti ero a 2 secondi e mezzo, troppo troppissimo. E poi la macchina c'era, non mi si vede la macchina, schermo nero e la macchina sta uscendo. Ah, ho visto che in tutti e due i circuiti, non so se in multiplayer, ma laggava a bestia quando entravi nei box. Non so se è in multiplayer. Stiamo scherzando? No, no, è vero, no, l'ho non visto. Non mi si vedeva la pista. Ah. Cioè mi si vedevano gli HUD ora. E tutto, ma la macchina e la pista non mi si vedeva. Ragazzi, via Formula 1 2020. Ah, boh, saranno vai di patch, no? Rimango basito. Da quanti anni c'ha il gioco? Che è Codemaster? Sì. Da quanto anni c'ha fa la Formula 1 la Codemaster? Dal 2010. Avessi sistemato qualcosa. Vabbè, cioè qualcosa l'hanno sistemato, attenzione, da 2010 adesso. Però alcune cose che c'erano, soprattutto nei multiplayer, sono rimaste. I server. È incapibile. I server, ragazzi, i server, i peggiori nemici dei... Non possono fare... No, vabbè, in cloud sempre... Allora, come gioco offline non ce n'è. No. Ora hanno messo il discorso manageriale. Sì. Oh, sai, non mi va. Niente, non ne vuole sapere. Ma è uscita qualche patch a Day One? È uscito qualche patch a Day One? Non lo so. Ora riavvio. Riavvio il gioco, no, riavvio il computer. Se non va, riavvio il computer. Sai quante volte è successo a me con Aero Truck e American Truck, ho dovuto riavviare per forza il computer. Perché si era proprio talmente impallato tutto. È roba pazzesca. Guardiamo se ci c'è. Vabbè, aggiornamento di breakfast. Un 7-8 giga di patch, ragazzi. Su American Truck è stato in massimo la 1.37 4 giga. Sì. Di patch. Che è un. Il gioco è 1.5 giga. No way. Eh.
Ok. Ok. C'è della maretta. Perché? Che è successo? Non va? Attenzione, Formula 1 2020 non va. No, guardavo. Cioè, abbiamo un gruppo di altri ragazzi. Ah. Disastro. Domani si va solo per gli sponsor, anche domani. Ti è fatta la sua livrea? Nella... Eh no, ora ragazzi, a proposito, chi fosse interessato, io non è che voglio rubare la scena, cioè, però anch'io e un mio amico abbiamo un canale Twitch, si chiama, se cercate Back Santani TV lo trovate, e niente, portiamo a volte anche American Track, Euro Track, Farming, Formula 1 offline e online, quindi poi partiremo a breve con la carriera offline. Abbiamo già fatto due garette in multiplayer per vedere un po' com'era, sono tutti circuiti nuovi, Vietnam e Olanda. Circuiti che secondo me sono solamente per entrare, fare entrare le casse, ma, dei soldi, no, nelle casse. Allora Zandvoort, dico la verità, non è male, è un circuito storico. Sì, ma il Vietnam è coso, no? Io il Vietnam è una cosa, poi l'entrata ai box è una cosa incredibile. È bellissimo, sono due o tre curve prima di entrare del traguardo praticamente. Vabbè, quello è sempre stato così, ma togli, no, cioè, nel modo come è stato, tagli la strada alla gente. Esattamente. O ti devi mettere tutto a sinistra, perché per forza a sinistra non funziona. Niente, ragazzi, caputo. Vediamo un po', perché potrebbe essere anche il multiplayer che non va. Cosa molto 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 rara, voglio dire, su Formula 1. Ragazzi, proviamo un attimo a fare a malincuore, io devo riavviare. A malincuore e malin... Ci si rivede fra 2 minuti. Va bene? Sì ragazzi, quando i giochi decidono di non partire, sono cavolo. Tutto poi sui nuovi. Comunque. Ah, io voglio fare. Volevo fare una foto. Andò a fa caldo. Così, sono spariti le nuvole, sono spariti tutto, vai. Porca miseria. Allora ragazzi, visto che fa un caldo della Madonna, faccio questo e un altro viaggio, non mi dite niente, ma la live finirà oggi un paio d'ore prima perché non ce la faccio più. Sto sudando a bestia. Perdonatemi, ma non ce la faccio. Ah. Salvo, di dove sei tu? Della Sicilia? Dico Sicilia perché di solito Salvo in Sicilia è conosciuto come diminutivo.
Don't drink. Ok, non bere durante la guida. Infatti non sto bevendo io. Infatti ragazzi non sto bevendo. No. È fatta caldissima questa qui. Vai. Mancano 20 miglia. Oh. 17. Vabbè, ragazzi, proviamoci a farcene fino un altro paio di ore. Ma che vada, che scacchiamo fino. Che ripeto, sto suonando proprio a modo. Cedar City. Ok. Wow. E qua una foto si scappa. Ci scappa una foto. Allora, campo visivo. Ecco qua. Tornato, merda. Si vola. Tutururu. Sbagliata. Otam. Dove sei? Con la Cedar City. Che fate? Danno. O chi va a fare? Ciao Iva, che fate? Dove state? Dannate. Ehi ragazzi, sono tornato. Che spettacolo di film. Vediamo un po' se... se il ciozzone se parte. Se lo sporcaccione delle F1 parte. F1 ragazzi non significa la F della madre, no? No. È un'altra cosa.
come FS19 non significa la F della sorella 19 oppure Ferrovie dello Stato 19, no, significa Fammi Simulare 19. Che fate? Donnate. Che poi ragazzi, se dovrebbe essere un bel gioco FS19, cioè Ferrovie dello Stato 19. Che può trarre l'inganno, sai, uno mette FS19, dice vabbè, siamo in Italia, Ferrovie dello Stato, no, Farming Simulator. Cazzo sta, dica. Ah, l'ha trovata, poi ha visto il link che gli ho inviato, certamente, no? L'ho già anche scaricata. Bravone. Per citare il papà di... no, il suocero di Sissi. Ah, brava! Non è possibile. Non va. Attenzione! Allora, andiamo a vedere se la mamma è... È mamma zozzola. È un animale da strada. La mamma è... Come una pandegana. Esatto. In napoletano. Pandegana in napoletano. Ah, la pandegana penso che sia... No, pandegana no. È italiana. Esatto. Italiano. Da te quello che pensi... È quello che si mette il zoccolo, però con la A finale. Esatto. Zoccolo con la di legno, ragazzi. Zoccolo duro. Invece questa è con la A dura. Che non è boss. Cioè, uno io ce l'ho dura. Oh, ma ladrona! No, no, c'è il gioco che non va oggi, via. Niente, ragazzi, il gioco non va. Faccio la verifica dei file, vediamo. Sì, ti conviene. Price, oh price, oh, oh. Price, oh price. Tu, nine, oh nine. Che bella canzone. Verifica integrità. Fine. Allora, abbiamo un nuovo concessionario negli Utah che si chiama De Muro Cars. Ammappate. Io quasi vado, ragazzi, a consegnare questo qua in California. Ma sì, facciamoci questo e poi basta. Non va al multiplayer ancora? O sì? Va sempre. Tu ero track American Track? No, se non mettono. Se non aggiornano 1.38. Ah vabbè, per 1.37 voi potete giocarci. Ah già, ti hai fatto. Io faccio l'upgrade. Che a settimana prossima lunedì, martedì. Anzi, forse lunedì già. Dovrebbe essere ufficiale a 1.38. Perché il 16 esce il. I DLC, quindi ci sta. Quindi avremo il multiplayer a ottobre. Esatto, no, per Natale, così facciamo. Facciamo un play, così facciamo anche lo spagnolo, la Spagna, Portogallo. Ma è così. Ah, il nuovo iscritto mi ha detto finalmente un italiano che fa American Truck Simulator. Purtroppo qua in Italia, tutti quanti Eurotrack, io mi sono distinto dagli altri. Copyright. Le fa benzina? No. Oh cazzo. E quando ci vuole? Lelle. Mi, uomo.
Un po' di fresco. Non facciamo spoccaccioni, grazie. Ando fa caldo. Quella miseria, ragazzi, guardate qua che cosa c'ha questo. La Mitsubishi? Mi stupisci. Eh sì, mi sembra proprio una Mitsubishi. Mi stupì. Mi ha fatto vedere. Comunque a me mi sembrava una Toyota quella, senza la R però, Toyota. Fast food. Nel senso magno e famres. Esatto. Se meno ti rimane tutto lì e dopo. Andrò più niente. Ale. Ale. Guardate il pupazzo di. Il pallone gonfiabile. Ale. Mia, ma quanto ci vuole fa? Niente? No, ne sta facendo la verifica dei file, ma. È pesantino, c'ha molti file. Ha messo delle mod per caso. Insomma, via. Hamilton, mago della pioggia, Paul su Verstappen, Ferrari, Vettel, decimo, Leclerc, undicesimo. Questi servono quelli che devono spaccare il culo, La nuova Ferrari, ma che da fa? Se non ritorna Michael Schumacher, mo vince la Ferrari. No, aspetta, ma dove sta qua dentro? Lei è qui. Eccolo lì, pezzo di merda. La merda. Vediamo un po' che auto trasportiamo, perché mi sa che abbiamo modelli diversi delle solite auto. Va di Bizarca. Bam. La Bizarca. Ok, abbiamo un Ford pick-up. Ah no, sono tutti Ford pick-up.